Picciotti, vi devo fare un'offerta che non potete rifiutare. Io sto per andare in pensione e qualcuno di voi deve prendere il mio posto. Ma per fare ciò serve onore e soprattutto serve rispetto. Perché la cosa più importante di tutte è la famiglia. È la famiglia. Sigla. Ciao a tutti giocatori e giocatrici, eccoci qui oggi con l'unboxing e il tutorial di questo gioco che si chiama La Famiglia. Mi volevo subito scusare con gli amici siciliani per il mio siciliano maccheronico, ovviamente ragazzi era solo una gag ironica, nulla di più insomma, quindi mi scuso anticipatamente. Allora ragazzi, questo qui è un gioco, un filler, edito dalla Gayton Games e distribuito in Italia dalla Dungeons Dice. È consigliato dai 14 anni su, dura più o meno 45 minuti ed è da 2 a 4 giocatori. Ovviamente, come avete capito anche dalla grafica della scatoletta, riguarda la mafia siciliana. In realtà è la mafia americana, quindi la classica Little Italy che si è sviluppata poi a New York negli anni 30. Allora ragazzi, andiamo intanto a vedere il brevissimo unboxing di questo gioco qui. Togliamo l'involucro in maniera molto rapida. Ecco qui, una volta tolto l'involucro passiamo all'unboxing vero e proprio. Se riesco a aprire la scatola, ce l'ho fatta. All'interno vediamo che cos'è questo, La Famiglia. Ah bellissimo, questo è il regolamento fatto a foglio di giornale. È veramente veramente una figata. Stupendo, bella idea, a tema con il gioco. Poi abbiamo la plancia per quanto riguarda i punteggi, qui vedremo, qua andiamo a segnare i punti, insomma, unità e decine. Qui ci sono i cubetti di 4 colori diversi, quindi sono 8 in tutto, verde, rosso, giallo e blu. E qui infine ci sono le carte di gioco che servono appunto per giocare, sono 55 in tutto. Bello anche il retro della scatoletta con il disegno del boss e dei mafiosi. Ok ragazzi, con questo abbiamo finito il brevissimo unboxing, andiamo al tutorial. Eccoci qui al setup, che è molto rapido e molto facile da fare. Ora ve lo vado a spiegare brevemente. Innanzitutto scegliete il vostro colore tra i 4 disponibili, io prendo il blu come esempio, e mettete un cubetto sullo 0 delle decine e un cubetto sullo 0 per le unità. Una volta fatto questo, prendete dal mazzo la carta retata. Questa è l'unica carta che ha bisogno di un minimo, veramente un minimo di preparazione. Prendete dal mazzo famiglia 5 carte coperte, 4 e 5. Ovviamente il mazzo lo dovete mischiare. Poi prendete la carta retata, la mettete insieme a queste 5 e mischiate tra di loro anche queste 5 carte. Una volta che le avete mischiate, le mettete in fondo al mazzo, in maniera tale che la retata sia tra le ultime 5 carte. Una volta fatto questo, girate dal mazzo 3 carte che andranno a formare la strada, ossia saranno i personaggi che potete reclutare nel vostro o nei vostri covi. Qui c'è il segnalino del primo giocatore che il regolamento dice che si dà a chi per ultimo ha ricevuto un favore personale. E infine ci sono le carte chiamate pizzino, divise in due fasi. Prima della retata, che è quella carta che abbiamo visto prima che abbiamo mescolato, e dopo la retata. Allora, le carte pizzino come preparazione sono 4 in tutto. Cosa si fa? Si prende la prima carta prima della retata e dopo della retata in maniera coperta, quindi non si guardano, e si scartano, si tolgono totalmente dal gioco. Ne rimarrete con 3 e quindi si gira la prima, che varrà per il primo round, una prima della retata e una dopo la retata. E ci sono scritti gli effetti che, se soddisfatti a fine partita, vi daranno punti rispetto bonus. Una volta fatto questo ragazzi, l'ultima cosa che vi rimane da fare è distribuire 3 carte coperte della famiglia a ogni giocatore, partendo dal primo giocatore e andando in senso orario. Fatto questo, il setup è terminato. Ora andiamo a vedere il tutorial del gioco. Eccoci qui giunti al tutorial.
Allora ragazzi, questo gioco si articola su 3 round. Alla fine del terzo round chi avrà più punti rispetto avrà vinto. Come si guadagnano punti rispetto? È molto semplice. Dovete mettere davanti a voi una o al massimo due pile di carte che si chiameranno covi. I covi sono appunto dove radunate la vostra gang. Come si fa a formare il covo? Allora, durante il vostro turno voi avete 3 carte in mano, come vi ho detto all'inizio. Analizzando le carte, in alto a sinistra vedete i punti rispetto che vi danno, in alto a destra il livello di indagine, sotto c'è il titolo della carta con l'eventuale effetto e poi i due colori, rosso e blu. Significa che io posso sovrapporre a questa carta un'altra carta rossa, un'altra carta blu. Per vedere il colore della carta basta vedere all'interno dei punti rispetto dell'indagine e all'interno della scritta il colore dominante, quello è il colore della carta. Quindi io posso fare due cose: o nel mio turno gioco una carta quando voglio aprire un covo o quando posso sovrapporre un'altra carta a una già giocata rispettando sempre i colori, quindi poi pesco una carta dal mazzo e passo il turno. Se invece ad esempio io ho già due carte covo, quindi non posso mettere una terza e non ho nessuna carta che soddisfi i colori richiesti, posso prendere dal mazzo delle carte una mia carta, la posso scartare e posso prenderne una dalla strada. Ad esempio in questo caso prendo questa perché vedete gialla e qui c'è il giallo, quindi posso sovrapporla. Una volta fatto questo, pescate una carta dal mazzo e la mettete al posto della carta pescata, in maniera tale che sulla strada ci devono essere sempre 3 carte disponibili per tutti i giocatori. Fatto questo, passate il turno. E si va avanti così fino a che non esce la carta della retata. Una volta che continuate a giocare, tra le ultime 5 carte a un certo punto uscirà la carta della retata. Una volta che esce questa carta, la prima cosa che dovete fare è risolvere l'effetto della carta pizzino prima della retata. Ad esempio in questo caso dà 3 punti rispetto a chi ha più personaggi rossi e quindi poi metterà 3 punti sul segnapunti con il segnalino del proprio colore. Una volta risolto l'effetto prima della retata, si va alla retata vera e propria. La retata fa chiudere, quindi fa restare uno dei due covi. Se avete solo un covo, il covo viene chiuso e quindi non prendete punti rispetto dal covo per quel round. Se invece avete due covi, si vede il covo che ha il livello di indagine più alto. Il livello di indagine è il simbolo in alto a destra che vi avevo fatto vedere prima. In questo caso, questo covo qui ha 3 punti indagine. Invece questo covo qui ne ha 4, quindi questo covo viene arrestato, si toglie, questo covo qui rimane e poi si vanno a vedere i punti rispetto segnati sui personaggi. In questo caso sono 3, 4 e 2, 6, quindi io aggiungo alla mia mano altri 6 punti e vado a 9. Lo stesso faranno gli altri giocatori. I covi che vi rimangono non si rimescolano con le altre carte ma si mettono da parte e si tengono fino a fine partita. Altra piccola precisazione: se vi dovesse capitare di avere due covi che hanno lo stesso numero, quindi lo stesso valore di punti indagine, quindi in questo caso questo ha 3 punti indagine 1 2 3 e questo comunque ha 3 punti indagine 1 2 3, potete scegliere voi, quindi a vostra scelta, quale dei due covi far arrestare e quale invece tenere. Una volta che avete risolto l'effetto della retata, si risolve l'ultimo effetto, che è quello della carta pizzino dopo la retata, e quindi si va a vedere se soddisfa le condizioni di punti extra. In questo caso i giocatori che hanno più personaggi blu nel proprio covo prendono un punto rispetto extra. Se due giocatori prima o dopo la retata fanno un pari numero di giocatori blu o giocatori rossi, entrambi prendono i punti extra. Una volta che avete finito queste 3 fasi, rimescolate il mazzo, prendete le carte prima e dopo della retata e le mettete sopra a faccia coperta o scoperta come volete voi, e ne girate altre 2 che saranno quelle valide per il secondo round e si inizia tutto da capo e si fa così per 3 round. Quindi alla fine dei 3 round chi avrà ottenuto più punti rispetto avrà vinto. Andiamo a vedere ora nello specifico le carte. Questa qui ragazzi è la carta un picciotto
e non ha alcun effetto, semplicemente vi permette di ampliare il vostro covo. Lo sbirro corrotto è una carta particolare. Se si trova nel covo che poi verrà arrestato, vi fa guadagnare 2 punti rispetto. Se invece si trova nel covo che non verrà arrestato, quindi quello che vi rimane, vi fa perdere 1 punto rispetto. La carta dello specialista, una volta posizionata nel vostro covo, vi permette di scartare dal covo di un vostro avversario tutte le carte che hanno lo stesso colore di quella dello specialista. Questo però aumenta di molto il livello indagine. La carta del consigliere vi dà molti punti rispetto, però fa anche salire il livello indagine del covo in cui è presente. La carta degli avvocati è molto utile perché abbassa di 1 il livello di indagine. Vi ricordo che il livello di indagine può essere anche negativo, quindi meno 1, meno 2 e così via. La carta del killer, una volta posizionata sul vostro covo, vi permette di eliminare una carta dal covo di un vostro avversario a vostra scelta. Ha anche un livello di indagine molto basso. Una piccola precisazione, ragazzi. Quando giocate la carta killer o dello specialista, andando a togliere carte dai covi dei vostri avversari, potreste scombinare l'ordine dei colori. Però in realtà, giocando queste carte, i vostri avversari nei propri covi non avranno alcuna conseguenza, anche se l'ordine dei colori poi viene scombinato. Siamo giunti alle mie considerazioni finali, che sono sicuramente positive. La famiglia è un gioco facile da spiegare e anche facile da capire. È un filler di 45 minuti scritti sulla scatola. Quando prendete un po' la mano dopo una o massimo 2 partite, in realtà i round li potete fare anche in mezz'ora, perché poi una volta capito il gioco si procede, che è una meraviglia. Inoltre il fatto che è molto piccola come scatoletta è facilmente portabile. I materiali di gioco, le carte sono buoni, però vi consiglio, visto l'elevato uso delle carte, di magari mettere delle bustine protettive. Quindi è un gioco che io consiglio a tutti quanti, questo va bene veramente per tutti, sia per i neofiti, sia per chi gioca ogni tanto, sia per chi è un habitué, ma anche per i giocatori più esperti che vogliono semplicemente divertirsi. È un gioco senza pretese, però che riesce nel suo intento, cioè quello di far passare un po' di tempo divertendosi. Ok ragazzi, io con questo ho concluso. Mi raccomando, lasciate un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate del gioco, se vi è piaciuto, se lo conoscevate già, se non lo conoscevate. Condividete il video. Come sempre sotto in descrizione trovate i nostri link Facebook e Instagram della nostra associazione che si chiama Gioco Libero. Ci troviamo a Triggiano, in provincia di Bari, quindi se siete dei limitrofi potete venirci a trovare ogni venerdì sera dalle 21 alle 2 e facciamo serate prevalentemente party game. Io magari nel frattempo vi metterò qualche foto dell'associazione delle varie serate, giusto per darvi un'idea. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti, giocatori e giocatrici.